Piedi uniti, ginocchia unite. Allarghiamo bene le dita dei piedi sul pavimento, pur mantenendo il braccio a contatto, le caviglie chiuse, le gambe attive, il petto aperto. Chiudiamo un attimo gli occhi. Inspiriamo, espiriamo. E iniziamo. Inspirando, portiamo le braccia in alto. Inoltiamo dolcemente la schiena indietro. Espirando, mani a terra, fianco dei piedi, fronte verso le ginocchia. Inspirando, andiamo indietro con la gamba sinistra, abbassiamo il bacino, distendiamo in alto il braccio destro. Espirando, mani a faccia in giù, sguardo all'ombelico. 8 punti a terra, ginocchia aperte e mento. Inspirando, mani a faccia in su. Espirando, cane faccia in giù. Inspirando avanti la gamba sinistra. Portiamo in alto il braccio sinistro. Inspirando. Espirando, riuniamo i piedi. Fronte alle ginocchia. Inspirando, risaliamo. Alto dietro. Espirando, ritorniamo al petto. Ora inspiro, allungo e inalgo, espirando chiudo, inspirando slancio indietro e in alto la gamba destra, faccio un passo bello lungo, appoggio il ginocchio, inspirando distendo le braccia verso l'alto, espirando cane faccio in giù, sguardo l'ombelico. 8 punti a terra, ginocchia aperto e mento. Inspirando, cane faccia in su. Se posso, stacco le ginocchia da terra. Espirando, cane faccia in giù. Inspirando, vengo avanti con la gamba destra. Appoggio il ginocchio, porto le braccia distese in alto. Espirando. Inspirando, slancio la gamba sinistra dietro in alto. Espirando, riunisco i piedi, fronte al ginocchio. Inspirando, risalgo in alto, indietro. Espirando, torno al petto. Divarico le gambe. Inspirando braccia fuori, balle attive, ruoto in fuori la punta del piede destro. Espirando a fondo, scendo con il ginocchio destro fino a portarlo a 90 gradi. Le braccia ben distese, lo sguardo sopra il dorso della mano destra e oltre. Giù le spalle, lontane dalle orecchie, le braccia alla stessa altezza. Respiro lungo e profondo. Dentro e fuori l'aria. Inspirando, distendo il ginocchio. Espirando, scendo con la mano destra verso la caviglia. Salgo con il braccio sinistro in alto. In trikonasana. Sguardo la mano sinistra. La spalla sinistra spinge indietro. Le gambe distese. Respiri lunghi e profondi. Dentro e fuori l'aria. Inspirando, risalgo, braccia fuori, riporto dritto il piede destro. Ruoto in fuori il piede sinistro. Espiro, affondo. Scendo più che posso sul ginocchio, senza andare oltre con il busto. Rimango in linea, spalla e anca. Le braccia alla stessa altezza, attive, ben distesi i gomiti. Sguardo oltre le dita della mano sinistra. Respiro lungo e profondo. Dentro e fuori l'aria, inspiro, stendo la gamba sinistra, espirando, scendo con la mano verso la caviglia, salgo con lo sguardo verso il braccio destro in alto,
spingo indietro, spalla destra, tese le ginocchia e respiro. Dentro e fuori l'aria, inspirando risalgo braccia fuori, espirando braccia giù. Chiudo leggermente i piedi, tengo più o meno larghi come il bacino, con le punte rivolte in fuori. Inspiro, espirando fiego le ginocchia, porto il bacino dentro verso i talloni, i gomiti dentro le ginocchia, e cerco di aprirli in fuori, cerco di raddrizzare il busto, le mani al petto, la testa dritta, sguardo in avanti, giù le spalle, lontane dalle orecchie. Respiri lunghi e profondi, in malasana. Respirare profondamente, dentro e fuori l'aria, e inspirando risaliamo, distendiamo le braccia verso l'alto, ed espirando braccia giù. Ritorniamo davanti al tappetino, inspirando portiamo le braccia in alto, il corpo ben disteso, espirando mani a terra, vicino ai piedi, fronte alle ginocchia. Andiamo indietro con le gambe in bastone, gambe, busto, collo, una stessa linea e teniamo la posizione con l'ombelico verso l'alto, gli addominali ben contratti. Respiro lungo e profondo. Inspiro ed espiro. Cerco di tenere la posizione più che posso, di rafforzare gli addominali. Dentro e fuori l'aria e poi appoggio le ginocchia. Vado in balasana, posizione del fanciullo con le braccia lungo i fianchi, riposo la schiena. I glutei verso i talloni, fronte verso il pavimento, taglio sulle ginocchia. Faccio dei respiri lunghi e profondi. Ancora uno, dentro e fuori l'aria, inspirando, ritorno. In bastone, sollevo le ginocchia, le spalle sono sopra ai polsi, sollevo la gamba destra, vado ad appoggiare la punta del piede destro sopra alla caviglia sinistra e sto. E respiro. Inspiro, sollevo il piede, espiro, lo riappoggio, inspiro, sollevo la sinistra, espiro, appoggio sopra la caviglia destra, e sto, e resisto, e tengo, dentro l'ombelico, verso l'alto, senza inarcare la schiena, linea unica, gambe, busto, collo. Ancora un respiro, dentro fuori l'aria, inspiro, sollevo il piede sinistro, espiro, lo appoggio. Appoggio anche le ginocchia, larghe, le punte dei piedi si toccano, mi risiedo sui talloni, sto tengo le braccia distese in avanti e cerco di appoggiare il mento, non la fronte ma il mento, e di schiacciare giù il petto dentro le ginocchia. Allungando bene la schiena, la parte alta. Cercando di respirare.
Respirare profondamente, profonde inspirazioni, profonde espirazioni, sempre con il naso. Dentro fuori l'aria. E poi inspirando sollevo il busto e mi siedo. Mi siedo con la gamba destra distesa, la gamba sinistra piegata, passo dentro con la spalla al ginocchio sinistro, giro leggermente, il piede sinistro non è attaccato alla coscia destra, ma è spostato di 4 dita, inspiro, raddrizzo il busto, espiro, scendo in avanti con le mani verso il piede destro, col braccio sinistro abbraccio la gamba sinistra, con la mano destra vado dietro ad agganciare la mano, raddrizzo il busto e guardo dietro, oltre la spalla destra. Respiro lungo e profondo. Con la pancia sotto l'ombelico. Dentro e fuori l'aria, inspiro, ritorno al centro, espiro, mi tuffo verso la gamba destra, con il ginocchio sinistro chiuso verso la spalla. Cerco di flettere il busto in avanti più che posso, con la testa verso il ginocchio. Dentro e fuori l'aria, inspirando, raddrizzo il busto, piego la gamba destra, stendo avanti la sinistra. Il piede appoggiato più indietro che posso, 4 dita di distanza tra il piede e la coscia, inspiro, passo dentro con la spalla, espiro, mi butto in avanti, con il braccio destro avvolgo la gamba destra, con la mano sinistra vado dietro. Col braccio spingo in avanti la schiena mentre vado a cercare la mano destra. Scendo più che posso finché non l'ho agganciata. Poi raddrizzo il busto. Inspiro, espiro, guardo dietro. Oltre la spalla sinistra. Ancora un bel respiro profondo, giù fino in fondo all'ombelico e poi lascio andare la mano, inspirando, espirando mi tuffo in avanti verso la punta del piede sinistro e cerco di scendere con la testa più che posso, senza spostare il piede, senza aprirlo, con il ginocchio destro che chiude la spalla destra. Dentro e fuori l'aria, inspirando, risalgo. Stendo di nuovo la gamba destra, piego indietro la gamba sinistra. La punta del piede guarda indietro, le ginocchia vicine. Inspirando, raddrizzo il busto, espirando, scendo in avanti. Rimango con la schiena dritta, lo sguardo in avanti stavolta, senza chiudere la testa verso il ginocchio, invece cerco di chiudere l'angolo, busto, coscia. E respiro, cercando di non cadere di lato, se cado di lato appoggio la mano e me la drizzo. Ricordiamoci che inspirando il corpo si allunga, espirando si chiude, inspiro allungo, espiro chiudo,
Ancora un respiro, cercando di scendere il più possibile con il busto, non con la testa. E poi inspirando, risalgo verso l'alto, braccio distese. Espirando, braccia giù. Distendere avanti la gamba sinistra e faccio la stessa cosa. Piego la destra, la punta del piede guarda dietro. Inspiro, salgo con le braccia distese in alto, espirando, scendo sulla testa, sguardo in avanti, spalle basse, lontane dalle orecchie. Ad ogni inspirazione allungo, ad ogni espirazione cerco di chiudere l'angolo. Inspiro, allungo, espiro, fletto. Piede a martello. Ancora un bel respiro, dentro e fuori l'aria. Ed inspirando salgo del tutto. Espirando braccio giù. Stendo in avanti anche la gamba destra, leggermente aperti i piedi, le mani appoggiate a fianco del bacino, inspirando cerco di sollevare, di stendere le braccia, di sollevare i talloni da terra, sguardo in avanti, busto teso, il petto spinge in avanti, l'ombelico spinge indietro, cosce attive. Senza non cadere indietro con il busto, lavorando le cosce, non gli addominali. Dentro e fuori l'aria e poi riappoggio i talloni, inspiro, salgo con le braccia distese in alto, espirando scendo con il busto, cerco di afferrare le punte dei piedi. E di scendere con i gomiti verso il pavimento, di scendere con il petto dentro le ginocchia, di respirare con l'ombelico, respiri lunghi e profondi, spalle indietro, lontane dalle orecchie, dentro e fuori l'aria, inspirando risalgo, braccio distese in alto. Espirando, braccia giù, appoggio la schiena a terra, abbraccio le ginocchia, in relax, se riesco abbraccio i gomiti, abbasso lo sassato verso il pavimento, abbasso il mento verso la gola. Il cane è agitatissimo. Dentro e fuori l'aria, vado ad afferrare la punta dei piedi, inspirando cerco di stendere le gambe verso l'alto, spalle in basso, lontane dalle orecchie, giù l'osso sacro, schiena piatta. Inspiro, espirando, abbasso le braccia lungo i fianchi. Inspiro, espirando, scendo con la gamba destra. Tocco il pavimento, inspiro, risalgo. Espiro, scendo con la gamba sinistra. Inspiro, risalgo. Espiro, scendo con la destra. Inspiro, risalgo, espiro, scendo con la sinistra, inspiro, risalgo, espirando, scendo con entrambe, lentamente. Incrocio le dita delle mani, inspirando distendo le braccia in alto sopra la testa, stendo le punte dei piedi, stiro tutto il corpo, massima distanza,
piedi e le mani. Allungo tutto l'addome, allungo il petto, allungo le cosce, allungo il collo del piede. Un bel respiro ed espirando mi rilasso in shavasana. Palme verso l'alto, punta aperta fuori, occhi chiusi senza muovere nemmeno più piccola muscola. Rimanendo concentrati sul respiro, rimanendo concentrati sulle vibrazioni del corpo. La migliore preparazione per domani è fare del tuo meglio oggi.